La mia famiglia aveva un'ingente somma di obbligazioni, obbligazioni che ce l'avevano date per strassicure. Erano soldi praticamente di due generazioni. Lei capisce che per una famiglia di operai era una sicurezza. Queste obbligazioni vanno date a gente di alto livello e di una cultura comunque diversa dalla nostra. Perché io son cavolo tutte quelle sigle che vado a leggere lì. Per me è arabo, perché io di finanza non me ne intendo. Che lavoro fa lei? Io faccio la commessa in un negozio di calzature. Qui i cittadini sono in lutto. Banca d'Etruria è la banca del paese. Tutti, ma da anni, dai bisnonni che hanno messo i soldi per i figli e i nipoti. Sono molto amareggiata, mi dispiace perché noi ci sentiamo soli. In un paese giusto sarebbe il governo che dovrebbe tutelare i suoi cittadini. Renzi ha detto: chi è stato truffato avrà i soldi fino all'ultimo centesimo. E al momento i decreti, come sappiamo, non sono usciti. C'è stata anche qui la politica degli annunci. Sembrava che nel giro di qualche giorno questa roba dovesse essere pubblicata. Siamo qui in attesa di sapere come saranno, cosa conterranno questi decreti, perché fino a che non abbiamo letto ciò che c'è scritto dentro non sappiamo i criteri che il governo intenderà indicare all'arbitro nazionale e come l'arbitro, sulla base di questi decreti, intenderà procedere. Non escludo che fra di noi ci sia qualche investitore che conoscesse il tipo di prodotto che andavano a acquistare. Il resto sono persone che sono state ingannate. Questa è la copia della denuncia che si è presentato in procura. Si è fatto la denuncia in procura nei confronti dell'istituto per truffa. Mia madre ha 90 anni e fu chiamata un giorno in figliare per dirgli che c'era da fare un'operazione vantaggiosa. Gli fece un vendere prima 75.000 euro di BTP e poi con i soliti 75.000 euro gli fecero prendere queste obbligazioni subordinate. Gli fanno vendi BTP perché non aveva soldi per comprare, per fare quest'altra operazione. E la mia mamma, non sapendo che erano le obbligazioni subordinate, tutto questo affare all'oscuro di tutto, non gli spiegarono niente e si fidò. Renzi ha detto: saranno risarciti quelli che sono stati truffati. Non si capisce questo truffare dove inizia e dove finisce. Noi ci si ritiene truffati. Può darsi per Renzi, dica no, stesso è stato uno speculatore. È tre mesi che si aspetta questo provvedimento, lo rimandano da un giorno all'altro, Quando vanno a fare la spesa vogliono soldi, ognuno si può dire, ma tanto Renzi ha detto che ce li dà, segna.